Pokémon Go, un gioco tanto elogiato all'uscita da chi lo ha preso per mano senza particolari aspettative, tanto criticato dagli appassionati del brand Pokémon, fino quasi a disconoscerlo come gioco Pokémon. La realtà però è che, malgrado possa non piacere, questo titolo rientra sicuramente tra i principali titoli Pokémon. A questo punto però, in un mondo come quello dei Pokémon, dannatamente complicato per quanto riguarda linee temporali e dimensioni, dove possiamo collocare Pokémon Go? La risposta l'avrete molto probabilmente intuita. Secondo questa teoria, infatti, Pokémon Go non è nient'altro che il mondo Pokémon prima della prima generazione. A questa affermazione possiamo aggiungere moltissimi punti a suo vantaggio. Nonostante siano effettivamente presenti tutti i 151 Pokémon di prima generazione, alcuni di essi non sono catturabili, e stiamo parlando di Ditto, Articuno, Zapdos, Moltres, Mew e Mewtwo. Sarà poi il Professor Oak in futuro che raggrupperà anche i leggendari nell'enciclopedia che conosciamo come Pokédex. Inoltre, l'assenza di Mew, Mewtwo e di Ditto mi porta a pensare che gli avvenimenti di Pokémon Go si svolgano prima che il Team Rocket tentasse di clonare Mew e di conseguenza prima della creazione di Mewtwo e di tutti i cloni falliti diventati dei Ditto. Affermando ciò, possiamo dire che Pokémon Go è precedente a Pokémon Rosso e Blu, ma esistono altri punti molto interessanti da analizzare. Alla cattura dei Pokémon selvatici, a differenza dei giochi originali, non è consentito schierare un Pokémon per indebolire l'avversario, ma si possono solamente tirare Pokéball. Lo stesso meccanismo avviene nelle varie zone safari, dove si è deciso di mantenere l'antico stile di, fra virgolette, caccia, per non compromettere troppo la salute dei Pokémon. Ciò avviene perché non esistono allenatori esperti in un mondo che si approccia per la prima volta al gioco, e dunque il combattimento strategico è ancora assente. Non è un caso che non esistano NPC all'interno del gioco che combattono, ma solo altri ragazzi che iniziano da zero scegliendo lo starter. Ciò spiegherebbe anche lo stile di combattimento molto più rozzo ed il fatto che sia impossibile insegnare nuove mosse ai propri Pokémon. Sempre per lo stesso concetto dell'inesperienza di chiunque in questo passato, non si sapeva ancora che un Pokémon crescesse di livello combattendo, di conseguenza furono utilizzate agli inizi le caramelle rare, che però vennero sfruttate con troppa frequenza e dunque finirono per ridursi talmente tanto che nel futuro sarebbero diventati gli oggetti più rari reperibili all'interno dei vari titoli Pokémon. Ovviamente, essendo questo gioco l'inizio dell'approccio al mondo Pokémon dello stesso mondo Pokémon, non esiste una Lega Pokémon già formata, come del resto è assente la presenza di medaglie e il concetto stesso di capo palestra, che varia continuamente come se si trattasse di tanti campioni che si susseguono a seconda della loro forza. Gli scambi sono impossibili per il fatto che i macchinari adibiti in futuro a tale funzione non erano ancora stati inventati. Difatti, non basta passarsi due Pokéball per attuare uno scambio, in quanto i due Pokémon non rispetterebbero gli ordini dei nuovi allenatori. Infine, alcuni Pokémon estinti come Omanyte, Kabuto ed Aerodactyl sono sì rari, ma comunque trovabili allo stato bra. Prima di concludere questo video, vi lascio con una piccola chicca. Willow, il nome del professore di Pokémon Go, è il nome inglese che traduce salice, una pianta, in linea con moltissimi dei professori di Pokémon. Nel mondo Pokémon attuale esistono moltissimi allenatori esperti, ma uno di loro in particolare sembra rimarcare questo aspetto. Si tratta di Alfredo, capopalestra di Mogania. Ciò che dice prima di affrontare Gold in Pokémon Oro e Argento è abbastanza indicativo. I Pokémon fanno esperienze diverse nella vita, proprio come noi. Anch'io nella mia esistenza ho visto e sofferto molto. Visto che sono più anziano, ti mostro cosa intendo. Vivo con i Pokémon da quando tu non eri neppure al mondo. Non perdo tanto facilmente. Io, Alfredo, allenatore dell'inverno, ti mostrerò la mia potenza. Dunque, Alfredo pare allenare Pokémon da molto tempo. E con ciò? Vi basti pensare che il nome giapponese del capopalestra è Yanagi, che guarda caso vuol dire proprio salice. Può essere dunque Pokémon Go una sorta di metafora di se stesso, un gioco che parla di come un fenomeno, quello dei Pokémon, abbia coinvolto moltissime persone, giovani, vecchi, maschi e femmine. Un fenomeno, quello che il gioco ha descritto, che ricalca perfettamente ciò che quest'ultimo ha creato in questi ultimi mesi nel mondo reale. Che questo sia stato fatto apposta o che si tratti di un caso, trovo questa conclusione quantomeno affascinante. Ditemi che cosa ne pensate nei commenti di questa teoria e se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e passate ai social che saranno in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.